È stato identificato dai carabinieri del comando di Eboli agli ordini del capitano Greta Gentili l'autore dell'attentata rapina ai danni del negozio Acqua e Sapone situato in Viale Amendola. Si tratta di un ragazzo di 29 anni del posto con precedenti per spaccio di droga. Le indagini da parte dei militari sono state repentine e hanno portato all'identificazione del giovane. Ieri mattina, secondo la ricostruzione, il giovane ha fatto irruzione all'interno dell'attività commerciale con il volto coperto e armato di cacciavite, pretendendo dalla commessa i soldi contenuti nel registratore di cassa. Poi l'ha ferita ad una mano e si è data alla fuga grazie anche all'intervento di un cliente che ha reagito all'aggressione. L'uomo dovrà ora rispondere di lesioni e tentata rapina. Sono diversi gli episodi di criminalità in provincia di Salerno, i militari dell'arma e le forze di polizia in generale stanno cercando di contrastare con un controllo attento del territorio.